Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunge nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è in cielo. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Oggi è un bellissimo giorno, quest'ora più tardi, verso le 8, dicevo la mia prima messa in questa casa che adesso ho addosso, 9 anni fa, 1000 anni come il giorno di ieri che è passato. Fratelli e sorelle, in due circostanze il tempo scompare, il tempo, lo spazio, o il dolore forte purtroppo si presenta quando perdiamo qualcuno e sembra che questa ferita sia stata fatta adesso, anche se sono passati tanti anni, o una gioia grande sembra vissuta adesso. Fratelli e sorelle, vi dico, questa gioia del sacerdozio, della prima messa, la prima volta che il Signore è voluto passare attraverso queste mani, questa voce, questo cuore, vi dico che la gioia è di più di 9 anni fa. L'amore che Dio mi fa sentire nel cuore è aumentato. A volte dico vicino ai fidanzati, agli sposi, mentre si sta celebrando un matrimonio, dico: non dite mai ti amo come la prima volta, non lo dite mai, perché c'è un qualcosa che non mi va. Dovete dire: io ti amo, scusatemi, non il matrimonio, quando si fa 25 anni, no? Si rinnovano le promesse sposate. Dico: non dite io ti amo come la prima volta che ci siamo sposati, ma io ti amo 25 anni di più. Perché? Perché ho imparato a conoscerti, hai imparato a conoscermi, e entrando l'uno nell'altro abbiamo capito
ha creato per stare insieme. Oggi posso dire, fratelli e sorelle, penso insieme al diacono Arco che fa 17 anni di consacrazione e a Antonio Scarano che ne fa 3, mesi di maggio ne ha fatto 3, però abbiamo deciso perché noi crediamo alla comunione, crediamo che è bello stare insieme, è bello che i cristiani stiano insieme e niente si fa da soli, ma sempre insieme. Allora, fratelli e sorelle, io posso dire, nonostante essere fragile, nonostante essere peccatore, che io sento questo amore di Dio bene, 9 anni molto di più, sempre di più. Mi sento, se mi permettete, stamattina sono stato un paio d'ore, niente di più, sono stato a Pisciano, all'Eremo delle Carceri d'Assisi, l'Eremo dei Camaldolesi, sono stato lì e sono stato su per vedere, c'avevo la statua di Cristo da un lato e c'avevo il Vesuvio da un altro e io stavo sul parapetto anche con rischio di cadere e ho detto, sento il cuore come il Vesuvio, però il Vesuvio è meglio che sia caldo, è meglio che sia caldo, che vuole esplodere sempre più d'amore verso Dio. Fratelli e sorelle, ho capito qualcosa di importante in questi 9 anni. Cosa? Che Dio mi ama, Gesù Cristo, non Dio, Gesù Cristo mi ama di un amore folle. Ho capito che l'avventura con Gesù è qualcosa di bellissimo, bellissimo, fratelli e sorelle. Davvero, il cristianesimo è qualcosa di eccezionale. Sapete perché? Perché noi abbiamo un Dio personale, abbiamo un Dio che ci guarda negli occhi, ci tocca il cuore, ci abbraccia, ci desidera, un'osmosi tra noi e Lui. Oserei dire una parola molto forte, oserei dire, ma non la posso dire qui. Fratelli e sorelle, allora io ringrazio Dio. Il Vangelo di oggi ci dice qualcosa di importante. Gesù fa una domanda importante. Chi dite? Chi dice la gente che io sia? Abbiamo visto, si riesce a comprendere, la gente ha tante risposte. E allora mi sono detto, ma chi è che deve aiutare questa gente? Chi è? Gesù si fa questa domanda ai suoi discepoli, gli sta dicendo, ma chi è che deve chiarire le idee? Chi? Se non voi. E come? Come, fratelli e sorelle? Come? Dicendo, quanto è alto Gesù? O se c'ha la barba? O non lo so? O si ha studiato in qualche scuola rabbinica? O si dice, no, ci sono tanti studi, ma che cosa ci importa di tutto questo? E allora ecco, mi sono chiesto, come mai lo dice ai discepoli? E poi a un certo punto Gesù dà la risposta, o vuole la risposta, e sta dicendo, voi non potete mai dire chi sono, cioè la gente sarà sempre confusa, e voi non sapete mai dire chi sono io, se non vi fate prima questa domanda a voi stessi. Ma per me, Gesù, tu chi sei? Chi sei? Se non c'è chiaro questo, noi non potremo andare da nessuna parte, fratelli e sorelle. E allora ecco che uno fa una visione di vita e si rende conto di una cosa importante, che Dio ci ha amato, mi ha amato per primo. L'iniziativa è stata sua, l'iniziativa di farsi conoscere è stata sua. Chi ama fa il primo passo, chi ama non sta a vedere le formalità, chi ama si lancia, e lui si è lanciato nella mia vita come si lanciò nella vita di Pietro, di Paolo. Io come santo protettore ho San Pietro, fratello San Simone, tanto Pietro, ma Simone che poi è diventato Pietro. Bene, Gesù si è lanciato con questo uomo, si è lanciato perché Gesù amava questo uomo così com'era. E allora la prima scoperta che ho fatto è che Gesù non amava quello che dovevo diventare.
ci riuscirà mai se Gesù avesse ragionato così. Ma ho capito che Gesù mi ha amato, mi ha cercato così come sono, così come ero, così come ero. E è venuto nella mia vita, nella mia quotidianità, di giovane, giovane spensierato, giovane che lavorava, giovane che si voleva fare una famiglia, giovane che aveva progetti belli, progetti comuni a tutti quanti, ma sempre con un desiderio. Quale? Quello di volere il bene degli altri. Sembra strano, ma l'ho sempre voluto, un senso di giustizia, l'ho sempre voluto. Mi sta venendo una cosa piccolina, è sciocca, però te lo dico, qui c'è presente mia mamma, c'è mio fratello qua, ma non lo posso mai dimenticare. Per un senso di giustizia, dove abitavo prima, Don Antonio, c'era il bulletto del gruppo, no? Il bulletto del gruppo, noi lo chiamavamo, noi siamo diventati amici, per una eravamo già fuori, no, noi in Taiwan, tecco una unità, e quando si dice tecco una unità, tutti i ragazzini tremavano, perché lui diceva, tutti quanti dovevano, e a un certo punto io non lo posso mai dire, non lo potevo accettare questo, non lo potevo accettare, sottomettermi a qualcuno e vedere agli altri che avevano paura. E mi ricordo questa scena dove due miei amici, a un certo punto, Edoardo e un altro che si chiama Gaetano, per due sposati, con una famiglia, non lo posso mai dimenticare. A un certo punto io ero rimasto da solo, perché, grazie, poi ci azzecchi, cosa ci dici? Non so cosa dire, però ha tutto un senso, e non lo posso mai dimenticare. Tutti avevano paura, tutti si sottomisero a questo bello autorità. Io no. All'improvviso davanti al Signore, c'era una ventina di ragazzi, tutti contro di me. Erano solo due amici, Gaetano ed Edoardo. Gaetano aveva paura e così. Ah, sono Edoardo aveva paura. Gaetano aveva paura, però non voleva dire, ma tu resti solo. E io mi ricordo ragazzino, stiamo parlando di 12 anni, ebbi questo coraggio a dire, vai con lui, se hai paura che ti possa far male, ti possa picchiare, vai con lui, non avere paura, ma io non mi piegherò. Un senso di giustizia, non mi piegherò mai. Oh, sembra strano, la parola tu, sono stato al divano, no? C'è mia mamma qui, c'è mio fratello Paolo, non so se c'è, dove lo deve arrivare. E beh, io 20, il quartiere San Giovanni, 20 di loro, tutti quanti contro di me, perché io non mi piegavo per una volta. Oggi a me per una volta siamo amici e lui mi scrive, che bello sapere che sei diventato sacerdote. Anche lui, ringraziando di Dio, non è più per una volta, ma è Giuseppe Fusco, che è ancora famiglia e ci vogliamo bene. Allora, vedete, fratelli e sorelle, questo senso di voler aiutare l'altro, diritti, sempre. Allora, Dio un giorno, probabilmente, non lo so, non mi dite, non per merito, non per niente, ha visto forse, non lo so, forse un po' di generosità, io solo questo dico. Dico, che cosa vuol dire un giovane vocato, cioè un giovane che si sente chiamato, che cosa vuol dire? Io sono stato chiamato a sacerdozio perché sono più santo degli altri. Non è vero. È vero una sola cosa. L'ho incontrato nella mia vita. L'ho incontrato attraverso tante cose. Attraverso mia madre. Non lo dico perché è presente. Attraverso mia madre. Mia madre è stata una grande testimonianza. Che l'ha studiata a Cambridge. A Oxford. No? E ve lo dico, non so se ve l'ho detto questo passaggio, ma ve lo dico. Sapete perché? Perché a volte noi leggiamo le storie dei santi e sembrano così lontane da noi, no, le storie delle vocazioni, ma a volte Dio usa cose strane, forse lei non se lo ricorda nemmeno, io non se lo ricordo nemmeno. Guardate, io andavo in chiesa, ero responsabile di giovani, io sono stato sempre in mezzo ai giovani, qui
cominciamo da farlo con un po' di difficoltà perché le cose sono tante, però è bello. E mi ricordo un giorno, voglio dire questo, no? Per dire, mi ricordo un giorno, io stavo andando a casa mia e comunque il Signore mi chiese una cosa, lei non c'era, stava a messa, io abitavo nel Parco Verde, e andai a chiamarla, ti ricordi? La sera la andai a chiamare e lei stava ascoltando la messa. A un certo punto mi avvicinai, mentre Don Maurizio Patricino, perché è un santo uomo, ma aveva un carattere bello. Il carattere è mio, ma c'è anche lei. E allora, che cosa succede? A un certo punto vado vicino e gli dico, sai, senti, è venuto il principale di Ferdinando, l'altro mio fratello che sta dietro, e così. Lei non ha capito niente, perché in quel momento c'era la consacrazione. C'è la consacrazione. Io lascio stare, sta qui presente, speriamo che il Signore me la conservi ancora per tanti anni, ci lasciami stare, dopo, e sì così. Io sinceramente non mi interessavo, non capivo questa consacrazione, Gesù Cristo e questi, erano cose per me, vabbè, è una messa. Io uscì fuori, l'aspettai, mi fece aspettare mezz'ora, sta cristiano, mi fece aspettare mezz'ora, a un certo punto la vedo uscire piangendo. Io, mio fratello Paolo, non so se sta qua, c'è la moglie sicuramente, però Paolo doveva venire da lavorare. A un certo punto ho detto, ma perché piange? Dove sta? Dove sta? Dove? Chi? Paoletto, mi chiamano Paoletto, no? Paoletto, dove sta? Dove sta? Perché? Ma quale ospedale sta? Ospedale. Quale ospedale? Mio fratello aveva un motorino all'epoca, non mi ricordo se era mio fratello Ferdinando. Con il motorino. Lei capì, non so per quali motivi, lei capì che mio fratello era caduto, forse l'incidente di macchina e stava all'ospedale. Dove sta? Quando io capì che lei capì male e aveva capito che il figlio stava all'ospedale, io a un certo punto sta presente qui, gli dissi, scusi, lo dico in oxfordiano, capite che il tuo figlio è caduto su un ospedale, ti venga a chiamare la chiesa e tu ci dici, hai capito, non era questa che era, hai capito che il tuo figlio sta all'ospedale, non si sa come sta, così anche che così, tu non esci dalla chiesa, sei uscito dopo 20, perché Don Maurizio sono lungo, Don Maurizio, io sono il suo figlio. Però come si fa a sentire, Franco, come si fa a sentire. E allora, che cosa succede? Dico, tu che fai? Non esci! Non esci! Stacca, ma tu che stai dicendo? Ma che stai capendo? Ma tu hai perso la capa? Tu non vai già questa roba lì? E così, eccola, come, diciamo, ebbe un po' un impatto, lei dice, io poi la rassicurai, che aveva capito as per fiori, e me ne andai, però me ne andai arrabbiato e disse, ma la mamma può essere mai così naturale, è possibile, ma ci vedo, non è possibile. Fratelli e sorelle, dico questo a quel punto, non c'è se credo possa qui per San Paolo. A un certo punto, la sera, la notte, io cominciai a pensare, ma com'è possibile che una mamma sa che il proprio figlio sta all'ospedale e che cosa fa? Non corre. Perché io quando gli dissi, ma perché non sei venuto? Sapete che cosa mi rispose? E mi sembrava, ho detto anche alla tua famiglia questa cosa, Nardo. Disse, ma come hai saputo la figlia sto ospedale? Non sei uscita, era andata all'ospedale. In quel momento c'era il sacrificio di Cristo sull'altare. Gesù si stava immolando sull'altare. Non capì niente, disse soltanto qua che sta passata, basta. Incominciai a pensare e a dire, possibile mai che tu ti fai amare così tanto, tu Gesù, ti fai amare così tanto da far sì che una madre non si alza
per andare a vedere il figlio che probabilmente può essere lui che aveva pensato qualcosa di bruttissimo. C'è qualcosa che io devo capire. Devo capire. La vede qualcosa di te. Signore, io ti voglio conoscere. Se tu hai permesso questo, se tu hai permesso che una madre, il dolore forte non si alza, perché tu ti stai immolando sulla croce. Signore, io devo conoscere. E da lì è cominciata un'avventura bellissima, fratelli e sorelle, un'avventura bellissima. Guarda, Dio si è fatto conoscere, Gesù si è fatto conoscere. Quando la tua parola mi rende incontro, la divorai con abilità. Ho cominciato a prendere il Vangelo. Notte e giorno. Però mi sono sempre fatto accompagnare, che si possono fare anche qua. Mi sono sempre fatto accompagnare. All'improvviso in me il desiderio di conoscerlo sempre di più, il desiderio della castità. All'improvviso mi sono trovato con il rosario in mano. All'improvviso mi sono trovato in mezzo ai cuori. Mi sono trovato a fare cose, a dire cose, ad amare, senza rendermi conto. E avevo una gioia nel cuore enorme, enorme, come enorme il Vesuvio che vedevo di fronte. E che quando questo Vesuvio, ahimè, che siamo sciocchi perché andiamo a costruire fino alla bocca del Vesuvio, ma sapete meglio di me che quella lava, se veramente così, comunque vuol dire il futuro, è sempre qualcosa che dà vita, dà vita. E allora un'esperienza bellissima di Cristo. Fratelli e sorelle, io non credo che Gesù è un fatto, come dice Sant'Ignazio, solo di sapere, ma è un fatto di sapore, un fatto di gusto, un fatto di amore. Ho scritto da una parte, San Paolo dice che l'amore non si scrive, l'amore si vive. E ho vissuto dei momenti bellissimi, fino a oggi, 2017, 29 giugno. Guardate che adesso mi sta venendo in mente che questa giornata, o la giornata di ieri, dopo due giorni, morì Umberto, non so se c'è qua qualche parente di Umberto, dove mi scrisse una lettera bellissima, bellissima. La volevo postare solo per far capire come intendo. Guardate, quello fu per me un sigillo di tutto quello che il Signore mi ha fatto fare. La parabola della mia vita è stata qua, io non la canterei con nessuno, ma non perché è santo, perché non è santo, è più peccati che la santità, ma perché è bella. Amate la vostra vita, amate tutto quello che Dio vi propone, anche quando non si riesce a comprendere, anche quando si deve soffrire, anche quando veramente Dio ti fa trovare il posto dove tu non vorresti, con persone che tu a un certo punto Dio ti chiede di amare, quando senti che gli altri non ti amano, tu devi amarlo. Amarli. Lasciamoci trasportare da questo. Pietro si è lasciato trasportare da Cristo, Paolo si è lasciato trasportare da Cristo, e sono morti non in Palestina, sono morti a Roma, chi è morto in India. Perché, fratelli e sorelle? Perché quando Gesù entra nel cuore, ti spinge lui. Guai a chi si sceglie i posti, guai a chi dice mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare quello, mi piacerebbe andare lì, mi piacerebbe non stare qui, mi piacerebbe, non lo guai, ma guai non perché guai, guai perché sarai infelice. Se qualcuno dice e se qualcuno pensa che un prete si fa prete perché è stato deluso della vita, se non è vero, meno male, ma se veramente è vero, uno si fa prete perché è stato deluso della vita, sarà doppiamente infelice. Se qualcuno chiede a Don Ernesto Miele, penso a Don Antonio Scarano, e anche Antimo è la vocazione della vocazione, ma noi sacerdoti, perché siete fatti prete? Perché amate i poveri? No, quella è una conseguenza del lavoro. Perché amate le persone? No, quella è una conseguenza del lavoro. Perché ti sei fatto prete? Perché ti piace predicare? No, quella è una conseguenza del desiderio.
farlo conoscere. E perché ti sei fatto prego? Perché mi sento amato da Gesù e amo Gesù più di tutti e più di tutti, nonostante i miei peccati, nonostante i miei limiti. Questa è la vocazione. A volte si sente, sapete, io sono stato educatore delle scuole medie, ma se io ho detto sempre, non mi fate mai educatore del maggiore, perché io sicuramente io farei fermare a un sacco di giovani da farsi prego, perché la motivazione non deve essere solo bravo con i giovani e chi se ne frega, sono bravo con le famiglie, attenzione, bambini, chi se ne frega, capitemi bene, sono bravo con i giovani, perciò io voglio stare mezzo ai giovani e sono bravo con i giovani, sono bravo con le famiglie, sono bravo con questo gruppo, sono bravo con questo, ma non sono motivazione, non è questo. Perché? Sapete perché? Perché la gente delude, e io posso deludere, e noi li abbiamo delusi, non è questo. L'unico che non delude è lui. Allora io faccio prego, sapete perché? Perché mi sento amato da lui. Mi sento amato da lui. E sono disposto a lasciare tutto. Io sono partito per andare in istituto religioso, dove poi lui era chiamato ad andare, non lo so, in Brasile, qua e là, poi si è fatto fare al Signore quello che voleva lui. Ma eccomi Signore, manda me, perché? Perché sono migliore di te, mai, mai, un prete che te la puzza sotto l'asino, non serve a nessuno, non serve a nessuno. Servono preti innamorati e preparati, ma prima innamorati, e se mi permettete, io lo so. E anticorpo. Allora fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per questi 9 anni. Quanti errori ho fatto, quante inesperienze, però posso dire, vedete, ci sono alcune persone, io dico alcune persone, non è per cattiva volontà, non è per giudicare, ma io dico così, ci sono alcune persone che dicono, ma alla fine della vita non hanno fatto niente, non hanno mai peccato, ma alla fine della vita, ma che fa? Dove? Ne mangi sbagliato? No. E ne valeva la pena, ne valeva la pena. Io desiderio forte di dire Signore, Signore, ti ho amato così tanto, ti hai amato così tanto, mi hai spinto, non sono capace, non sono preparato, mi hai salvato spiegare così, dici, qui una parrocchia immensa, bellissima, difficile, ma anche bella nelle sue attività, nella sua diversità. Mi hai mandato in Caritas, in mezzo ai poveri, la puzza del, anzi, dicevo proprio bellissimo, l'odore di Dio, mi hai mandato di qua, mi hai mandato di là, sempre per dare una mano. Signore, io ti ringrazio, io lascio fare a te, e chiudo con queste parole, e Don Antonio, ascolta queste parole che sono per noi. Antimo è sposato e consacrato, diciamo in un certo modo, comunque ha una stabilità. Noi siamo chiamati ad essere, come dice, no? Lo Spirito Santo soffia dove vuole. Tu non sai da dove parte, tu non sai da dove va. L'unica cosa che devi fare è, se ti senti amato, lasciati trasportare. Come il seme, avete mai visto? Perché in alcune isole in mezzo al mare c'è la vegetazione, ve lo siete mai chiesti? Io penso di sì. Come il vento che trasporta i semi, o gli uccellini che fanno i loro escrementi, no, mentre migrano, come si dice, verso così. Allora Signore, fa che io mi possa far trasportare come il semi. Dove? Dove vuoi tu? Nessun possesso, non ce ne frega niente dei possessi, questo non ce l'ha. A chi hai sclerato tu? Penso troppo. Papà non è che non facevo quanto Dio. Non penso. Niente, oggi qua, domani da un liberi come i santi. I santi chi sono? Quelli che non hanno sbagliato mai, un altro errore. Non fate questo errore. Quello sono immagini da pagellina, non servono a nessuno. I santi, sapete chi sono? Sono quelli che permettono
chiamati di far amare Cristo attraverso di noi. Signore, aiutami a far sì che tu possa amare gli altri attraverso di me. Però devo ridurre la mia vita di felicità e di peccato. Ma se ti amo, questo avviene. Dove, come, quando, a chi? Fai tu. Fai tu. Tutto il resto non conta. Conta soltanto. Permettetemi queste parole, le dico sempre, nei sempre. Però le dico perché le sento io. San Giovanni della Croce, il mio tormento. Alla sera della vita, al tramonto della vita, ciò che conta è amare. Se ho finito questa vita e ho cercato di amare, sono contento. Questo è un verso. Guardate. Veramente, questo è un verso. L'ho letto in questi giorni perché sapevo domani è la messa per lui. Donne e maestro, padre e maestro, vedendo i suoi occhi ho visto l'amore di Gesù e non ho preso di morte e non ho più paura di morire. Se Dio mi ha fatto diventare sacerdote solo per questo, sia lodato Gesù Cristo. Secondo me adesso, per cui mi fa omaggio di questa casa italiana, perché